Nel Vangelo di oggi incontriamo per la prima volta l'angelo Gabriele, che annuncia la nascita di un bambino, ma non sta annunciando quella di Gesù, sta annunziando quella di Giovanni Battista al padre Zaccaria. Meditando questo brano, mi colpisce la grande sproporzione che c'è tra i desideri di Zaccaria e la risposta di Dio. Lui infatti prega perché il Signore gli desse un figlio con Elisabetta, ma quando l'angelo gli dice che la sua preghiera è stata ascoltata, ci sono ben 4 versetti che descrivono la grandezza di Giovanni. Allora, adesso pensate a un distributore automatico. In base a quanti soldi ci mettiamo dentro, al numero che digitiamo, scenderà una merendina. Bene, bene, con Dio non funziona così. Dio prende a cuore le nostre preghiere e le fa lievitare, le moltiplica, le plasma secondo i suoi progetti, che sono più grandi dei nostri. Ormai manca poco il Natale, non stanchiamoci di pregare. Anzi, continuiamo a farlo nella certezza che Dio, anche questa volta, si donerà a noi con una sovrabbondanza inimmaginabile.